popolo del 3. Ding. Buon tutto. Allora, messaggio breve, promesso, anche se mi avete richiesto dei messaggi più o dei video più lunghi, va bene, quando posso e insomma ho energia li faccio volentieri. Allora, messaggio breve e più che altro non di trading, nel senso che anche di trading, ma tra qualche istante. La cosa più importante oggi è ringraziare tutte le vostre mail che mi avete mandato, i messaggini, quindi anche un po' essendo una persona pragmatica, per appunto questioni pratiche vi faccio il video, così rispondo a tutti e vi chiedo, come dire, scusa se non vi rispondo personalmente, ma così mi augurate veramente buone feste, perché se invece mi devo mettere a rispondervi a tutti sono sicuramente sempre buone feste, però come dire, è bello stare a rispondere alle email, ma ci sono cose anche più belle da fare, no? Ok, e ci siamo sicuramente capiti, quindi grazie in ogni caso di tutto e auguri di buon tutto a tutti. Detto questo, a livello operativo, niente, è iniziato da un paio di giorni questo test di operatività semi-umana, dove sicuramente le decisioni le prende l'essere umano, ma poi la gestione la può fare un software, che potrebbe essere quindi la MetaTrader tramite un expert advisor. Niente, situazioni anche abbastanza complesse, ma che comunque ho voluto iniziare a postare, nel senso che è stato palese il trend short in questi giorni, però siccome le decisioni importanti le prendo sui supporti e sulle resistenze temporali, ecco che i long che vi ho postato sono stati proprio intrapresi grazie a dei supporti temporali. Tutti noi siamo abituati a utilizzare supporti che derivino da livelli di prezzo, non tutti noi siamo abituati a utilizzare anche il tempo. Io lo ritengo invece un fattore determinante, interessante da valutare assolutamente sempre, anzi per me tutta l'analisi tecnica va contestualizzata ai tempi e funziona decisamente molto molto meglio. Quindi le bowling, le divergenze, tutto questo guardato con un occhio al tempo, beh, ha un valore sicuramente aggiunto. Quindi due zone temporali di supporto, se volete identificarle basta che seguiate i due long che ho fatto in questi giorni, ok? Che poi non abbiano pagato, pazienza, a me interessava scommettere sulla tenuta di quei supporti temporali, su quelle zone temporali, la tenuta c'è stata, il divenire non è stato appagante, non è stato neanche coerente, e quindi questa mancanza di coerenza che veniva in seguito alla tenuta del supporto temporale mi faceva capire che dovevo prendere velocemente profitto, e così è stato sia sul long di ieri che sul long dell'altro ieri. Quindi l'altro ieri long praticamente qua così, questa zona causa supporto temporale, preso profitto qui causa resistenze e soprattutto divergenze tempo, idem supporto temporale, operazioni speculative in long intraprese qui, chiuse velocemente zona alta, tempo maturo, divergenza del Fabri. Però ripeto sempre il tempo. Poi una volta che ho chiuso, aspettavo i no farm, nell'aspettarli evidentemente questo pezzo qua me lo stavo tutto analizzando nei suoi sottocicli, e quando sono arrivato al dunque, ovvero ho capito bene, con buona precisione, secondo la lettura che avevo, che appunto si potesse essere creata qui una aritmia long sui sottocicli, niente, che cosa ho fatto? Tutto contemporaneamente ovviamente, ma quando ve lo devo spiegare vi devo dire una cosa alla volta. Allora, a livello di mio metodo, quindi di analisi ciclica che utilizzo io, sono arrivato qui in questa zona con dei sottocicli suddivisi in una certa maniera, e qui insomma doveva fare una cosa, non l'ha fatta, quindi ha fatto una classica aritmia long, e quindi quello mi dava long, ok? Ed è il primo punto. Seconda cosa, tenevo aperto il sito Forex Factory perché aspettavamo i dati no farm, che sono molto interessanti, e una cosa che vorrei farvi così trasmettervi, poi ognuno la può accettare come vuole, è che, come dire, si legge un po' ovunque che sui dati convenga stare fuori, stare fermi, e questo è sicuramente vero, nel senso che due minuti prima che debba uscire il dato, ragazzi, meglio flattarsi. Io lo faccio praticamente sempre, a meno di essere con un'operazione presa molto più alta se sono short, molto più bassa se sono long, allora me la posso tra virgolette giocare,
allora si può anche tirare, ma se sono flat alle 14:20 non vado ad aprire un long o uno short alle 14:29, ok? Neanche se ho un, come dire, un sentore a favore del long o dello short, no? Perché comunque prima che poi il mercato prenda la mia direzione potrebbe farmi una spike dalla parte opposta, e quindi se sono flat e tranquillo a livello mentale posso addirittura entrare poi dalla parte giusta ma sulla spike, e quindi è molto, come dire, ottimizzare molto l'ingresso, e si può sfruttare molto di più, no? Il divenire dopo i dati. Detto questo, niente, avevo scritto le indicazioni sul blog, quindi, come dire, se cominciamo a studiarci questi no farm, che sono dei dati interessanti perché sono veramente, dire, un qualcosa che movimenta il mercato, e vediamo che insomma queste indicazioni rimarranno mediamente buone da sfruttare, insomma abbiamo ancora un'altra arma in più da, ovviamente, come dico io, abbinare i cicli. Quindi io ripeto, contemporaneamente mi stavo ripetendo che in questa zona, questa qua, potessero arrivare delle aritmie long, o comunque che potesse finire lì il ciclo giornaliero partito prima, no? Partito qui. Quindi mentalmente cominciavo a dire, sono su supporto temporale, ok? Esattamente come vi ho raccontato prima. In più vado a vedere che se i no farm escono con un valore sotto i 150k è interessante andare buy sull'euro dollaro, poi a completare, diciamo, la ciliegina sulla torta sarebbe stata anche una disoccupazione, scusate, maggiore dell'8,4%. Allora, ripeto, mentalmente ero predisposto long grazie al mio metodo ciclico, e vado a vedere i dati, effettivamente escono 120k, questo non era, non era 8,4, era sceso 8,2, però comunque peso di più questo, quindi sommo tutto e sostanzialmente sono andato long. Poi lì chiaramente si mettono time frame veloci e si cerca di prendere i breakout in long, si cerca di ricomprare sui respiri, quindi di sfruttare sostanzialmente le spike, va bene? E quindi bon, è andata sostanzialmente bene, e basta. A livello ciclico adesso vediamo poi, insomma, dalla prossima settimana quello che verrà fuori. Lo sbilanciamento è short, ma vendere qui non ha senso, secondo me, perché, ripeto, se vogliono vendere per farlo scendere un po', visto anche il fatto che vi dicevo prima, ovvero di un forte trend ribassista, beh, fatemi respirare un posto euro-dollaro e poi lo vendiamo più alto. Quindi per adesso l'indicazione è stata, l'ho trascurato ovviamente. Qualora domenica sera aprisse parecchio alto, beh, quello potrebbe essere sicuramente un gap da sfruttare in chiuderlo, insomma, ok? Parecchio in alto. Se no, ripeto, vedrò questo ciclo giornaliero come cioè che è nato qui, come si evolverà, e poi deciderò. Quindi indicativamente diciamo che di fronte a degli eccessi di rialzo proverei ancora, seguendo il metodo dello sbilanciamento, a shortare con lo solito col solito stop loss 100 pips, target il primo pivot a favore, ok? Bene, detto questo, vi ringrazio nuovamente, sono contento, anzi lo dico per Roby, perché è Roby che mi ha fatto la sigla, la tua sigla è piaciuta tanto, mi hanno fatto degli apprezzamenti, effettivamente molto bella, e magari qualcuno non l'ha vista perché non ha visto il video di ieri, quindi faccio che l'attacco adesso alla fine, come saluto.